volontari, proprio a gamba tesa sulla coscia dell'avversario che reagisce, contiene anzi la sua reazione, gli dice guarda cosa mai fatto, e poi arriva Perrotta e si accende il principio di rissa, ma quel fischio di chiusura e anche solito De Rossi adesso cerca di dare il suo contributo. Inter che trionfa in Coppa, tifosi, è un Inter che vuole tutto e si è presa la Coppa Italia in questa finale in gara unica. Era la 12ª finale di Coppa Italia giocata dall'Inter, 6 volte ha trionfato, 6 volte è stata finalista perdente. Per ora ci fermiamo, linea alla rete per qualche suggerimento pubblicitario, ma abbiamo ancora molto da raccontare oltre alla cerimonia naturalmente della premiazione qui in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma. Tra poco. Milito al microfono di Thomas Villa. Diego Milito, match winner, primo titolo di questa stagione per l'Inter, una partita soffertissima, un gol bellissimo tuo. Sì, sofferta, siamo veramente felici, siamo contenti, abbiamo vinto il primo titolo che c'era in gioco, adesso aspettiamo di vincere anche altri due. C'è il sogno di questi 3 titoli che vi porterebbe insomma nella leggenda, come si fa? Sì, tranquilli, giorno al giorno, tranquilli, adesso affrontiamo il Chievo-Verona della miglior maniera, ovviamente questo ci darà ancora più morale, siamo troppo felici. Adesso manca 2 giornate per chiudere il campionato. È stata una partita durissima a tratti. Sì, no, sapevamo che sarebbe stata una partita così. La Roma è una grandissima squadra. Le faccio anche i complimenti perché sono veramente una grandissima squadra che per il momento ci ha messo in difficoltà, però credo che siamo stati bravi a sfruttare le occasioni e poi abbiamo stato bravi a gestire bene la gara. È una serata che segna anche il ritorno di Mario, visto che tutti quanti voi avete abbracciato alla fine della partita. Siamo contenti anche per lui perché è un giocatore importante per noi. Speriamo che in queste finali di stagione ci dia una mano. Grazie. Prego. Linea perché c'è la premiazione. Dunque l'Inter ha vinto la Coppa Italia con un gol di Milito nel primo tempo. È il 6° trionfo per l'Inter e José Mourinho, che ha vinto Coppa di Portogallo e Coppa d'Inghilterra, la FA Cup, oltre a 2 coppe di Lega inglesi e 3 supercoppe nazionali, una in Portogallo, una in Inghilterra e una in Italia, e aggiunge anche nel suo palmarès la Coppa Italia, vinta con un primo tempo di grande personalità, convinzione. Una Roma che in più di un'occasione, prima che poi arrivasse alla fine la sacrosanta espulsione di Totti, aveva rischiato altri cartellini rossi, bisogna dirlo. È una Roma molto nervosa nel secondo tempo, soprattutto quando si è resa conto che con difficoltà non riusciva a recuperare lo svantaggio. E Ranieri è andato a complimentarsi con tutti i giocatori dell'Inter prima di salire, perché adesso è il momento nel cerimoniale che spetta alla finalista perdente, cioè la Roma. Roma che dunque rimane a 9 trionfi in Coppa Italia e che deve rimandare l'appuntamento con la Stella d'Argento, che è peraltro un obiettivo anche della Juventus. Anche la Juventus 9 volte ha alzato la Coppa Nazionale. Continua a piovere a Roma. Io penso tra ci poco sia... toccherà all'Inter. Gianni, scusa, ho visto Mourinho andare a abbracciare, a sincerarsi, a congratularsi con tutti i propri giocatori. C'è un rapporto splendido. Penso anche perché che l'Inter ha importante. Saputo reagire, Fulvio. Anche. Sì. Intanto sentiamo Thomas Villa. José Mourinho, primo titolo di questa stagione straordinaria per l'Inter. Una serata durissima. Durissima. Dal primo minuto si può dire così, perché perdere un giocatore nel primo minuto di un modo come abbiamo perso significa veramente che la partita è stata durissima. Però è stata per 90 minuti una partita con aggressività, una partita con intensità, con poca bellezza, però l'Inter con tante partite deve giocare di un modo che si equilibra di più e che la squadra può correre di meno. Abbiamo fatto il gol, dopo abbiamo controllato praticamente sempre la partita, nel momento del pericolo che è arrivato 1 o 2 volte
Giulio Cesare è stato bravissimo. Si aspettava il secondo gol nostro in contropiede per finire la gara prima. Non l'abbiamo fatto, però abbiamo sempre controllato la partita. Dopo la Roma ha perso un po' la testa. Ha perso un po' la testa, visto che non aveva nessuna possibilità, e dopo con il cartellino non sono stati, la partita era completamente finita, i miei ragazzi meritano tutti. Io ci chiedo ai tifosi di non andare a Malpensa, che questa gente bisogna riposare, lasciare stare a casa, festeggiare a casa, che noi abbiamo bisogno di riposare. Tre titoli, Giuseppe. A differenza dunque di quanto avvenuto nella conferenza stampa dopo Barcellona-Inter, stavolta Mourinho chiede tregua vista la straordinaria accoglienza che c'era stata a Malpensa, con migliaia di tifosi a ringraziare la squadra per l'impresa del Camp Nou. E dunque è il momento della premiazione dei vincitori. Dopo aver eliminato Livorno, Juventus e in semifinale andata e ritorno la Fiorentina con reti di Milito e di Eto'o, l'Inter ha avuto ragione anche della Roma allo Stadio Olimpico di Roma. Era la ventiquattresima sfida, scusate, nelle ultime sei stagioni, 12 in campionato, 9 in Coppa Italia, 3 nella Supercoppa Italiana. Mourinho che ringrazia a distanza i tifosi dell'Inter, e che soddisfazione immaginiamo c'era uno striscione che diceva vogliamo tutto. Evidentemente Mourinho sta cercando in tutti i modi di accontentare la propria tifoseria, perché questo è un Inter che insomma è consapevole del proprio valore, della propria forza, eh? Gioca con una consapevolezza, con una superiorità straordinaria. Carlo Paris. Sì, no Gianni, intanto volevo mentre sta salendo, lo vedete anche sicuramente Mourinho. C'è una danza dei giocatori dell'Inter attorno alla Coppa, e ovviamente da questa parte, dal mio lato, c'è il nervosismo, c'è la grande delusione dei giocatori e dello stesso Ranieri, che per il momento non vogliono parlare, forse lo faranno tra qualche minuto dopo la premiazione. Comunque stanno assistendo sportivamente alla premiazione dell'Inter che ha conquistato la Coppa Italia. A te la linea, Gianni. È un Inter che vince la Coppa Italia da imbattuta, non solo, ma ha sempre vinto di misura. 1-0 su Livorno, 2-1 sulla Juventus, due volte 1-0 sulla Fiorentina, 1-0 sulla Roma. Dicevamo, che soddisfazione per Javier Zanetti, 52esima partita stagionale, che partita. A quasi 37 anni d'età ha firmato una prestazione importante, non finisce di stupire, ormai sono esauriti gli aggettivi per lui, per la sua carriera, perché a quest'età questa, e lo ha detto lui stesso, è la sua migliore stagione carriera. Mourinho ha baciato la coppa. Eccola lì la Coppa Italia. 600 segnata dal presidente del Senato Schifani a Zanetti, la Coppa Italia che va all'Inter.